Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi prepareremo insieme un dolce, una ricetta molto gustosa. Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, come vedete qui dall'anteprima, dall'inizio del video, ci sono solo ingredienti. Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi prepareremo insieme una ricetta dolce. Con l'inizio, diciamo, dell'autunno si comincia già a sentire la voglia di qualcosa di più, come dire, di più sostanzioso, insomma. Cioè, abbiamo iniziato già ad abbandonare le paste fredde, le insalate fredde. E cominciamo a cercare, come dire, qualcosa di più. Di più pesante, quindi io buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi siamo qui per una preparazione dolce. L'autunno sta iniziando a farsi sentire, anche se qui in Sicilia le temperature si mantengono ancora abbastanza calde. Però, siccome oggi devo preparare questa torta per una cena, per degli amici, ho deciso di condividerla con voi. Prepareremo oggi insieme una torta chiamata sbrisolona o sbriciolata. Io ancora non l'ho capito dopo molti anni che la preparo. Magari poi vi metterò il nome corretto nella descrizione del video. Io preparerò una dose veramente abnorme. Andrò a preparare una torta per 20 persone. Quindi non badate bene agli ingredienti che vedete qui in video, perché le giuste dosi ve le metterò nell'info box al di sotto del video. Aprite la freccetta e trovate tutta la lista degli ingredienti. Ma adesso bandare le chiacchiere, andiamo a preparare subito la parte esterna. Io questa torta la andrò a farcire con una crema pasticcera. Adesso vi farò vedere come preparare, diciamo, la frolla, la base esterna. E una volta preparata questa, andremo a vedere insieme come preparare la crema pasticcera. Per la preparazione mi servirà un po' di farina 00, dello zucchero semolato, del burro, delle uova e del lievito in polvere, il lievito classico per dolci. Allora, come prima cosa io vado ad aggiungere le bustine di lievito, che nel mio caso sono tre perché io sono andata a fare praticamente, sono andata a triplicare la dose. Allora, dopo la bustina di lievito aggiungo lo zucchero e vado a mescolare il tutto. Se voi avete una planetaria o comunque un robot da cucina, qualunque cosa, potete fare questa operazione tutta nel robot da cucina. Mettete tutti insieme gli ingredienti e avviato all'impastatrice o robot. Io comunque ho preferito farla al mano, anch'io come avete visto in qualche video precedente ho l'impastatrice o il bimby. Ho preferito farla appunto a mano per farvi vedere che con un po' di buona volontà, insomma, e qualche minuto in più si può realizzare tutto anche senza strumenti particolari o senza particolari, come dire, aiuti in cucina. Andiamo a creare una sorta di fontana al centro. Questo discorso vale per tutti gli impasti, sia dolci che salati. Io, dato che ho già, messo le uova qui, le vado a sbattere direttamente nella ciotolina prima di aggiungerle all'impasto. Poi io ho ammorbidito il burro al microonde, quindi è una sorta di pomata quasi liquida, e per facilitare appunto l'operazione dell'impastare. Se lo fate con un'impastatrice o con il bimby, insomma con un elettrodomestico che ha le lame, potete andarlo ad inserire a cubetti direttamente freddo dal frigorifero. Con l'aiuto di una forchetta, se volete, come dire, raccogliere prima il liquido e iniziare ad ottenere un impasto lavorabile, aiutatevi con una forchetta raccogliendo appunto piano piano tutta la farina. Io personalmente preferisco utilizzare sempre le mani in cucina, ovviamente ben lavate, ma questo
quindi io pulisco la forchetta e continuo con le mani. L'impasto che dovete ottenere sarà una sorta di, non dovrà venire come una pasta frolla bella compatta, ma dovrà essere un impasto ben amalgamato e molto sbricioloso. A questo punto andiamo a mettere l'impasto da parte e andiamo insieme a preparare la crema. Gli ingredienti per la preparazione della crema: allora ci servirà dello zucchero, della farina 00, una bacca di vaniglia. Io questa qua ce l'ho spezzettata perché la sto riciclando da un estratto di vaniglia che ho fatto e che ho finito, quindi siccome la bacca è ancora bella profumata io lo utilizzo per fare delle creme, insomma, ad altre preparazioni dolci come budini e simili. Dei tuorli e del latte. Io utilizzo quello ad alta digeribilità per un fatto personale, però comunque voi potete utilizzare qualsiasi tipo di latte. Se volete potete utilizzare addirittura anche del latte vegetale. Per le dosi io vi lascio sempre gli ingredienti al di sotto dell'info box, perché vi ricordo che io sto preparando una torta abbastanza grande, quindi per questo motivo vedete che le dosi sono veramente eccessive. Detto questo, procuratevi una pentola abbastanza capiente e andiamo a prepararla. Quindi per prima cosa andiamo a versare un po' di latte nella pentola per andare a sciogliere la farina. Aggiungete circa la metà del latte, unite lo zucchero e i tuorli. Dopo aver sciolto tutti gli ingredienti, spostiamoci sul fuoco. Poniamo la pentola sul fuoco e andiamo a accendere prima a fiamma medio-alta per far scaldare il tutto e poi abbassiamo. Se riuscite a prenderla, a questo punto potete togliere anche la bacca di vaniglia. Ed ecco qui la nostra crema è pronta. Fatela raffreddare e ci vediamo per l'assemblaggio della torta. Ed ecco qui i nostri due composti. Qui abbiamo la base per la nostra sbriciolata o sbrisolona e qui abbiamo la crema pasticcera che nel frattempo si è intiepidita. Andiamo subito ad assemblare la... Come vedete io ho creato tutto il fondo, cercate di creare un fondo più compatto possibile, quindi senza buchi, però molto molto sottile, più sottile possibile, perché poi in cottura lieviterà la base, diciamo, della crostata, lieviterà abbastanza. A questo punto andiamo a versare la crema. La crema con un cucchiaio, avendo cura di lasciare circa un centimetro di distanza dai bordi. Dopo aver messo la crema andiamo a creare lo strato superficiale. Lo strato superficiale dovete crearlo andando a sbriciolare il composto sopra la crema. Non preoccupatevi se non riuscite a creare uno strato uniforme, perché poi in cottura lieviterà e quindi i pezzetti di pasta si uniranno tra loro. Ed ecco qui la copertura. Il composto deve risultare, o meglio, la crema deve risultare quasi tutta coperta. Se giustamente si vedono dei punti di crema, non vi preoccupate, perché come dicevo all'inizio, il composto si dilaterà, quindi comunque andrà a coprire del tutto la crema. A questo punto andate a infornare a 180 gradi, forno ventilato, per una ventina di minuti. E ci vediamo dopo averla sfornata. Ed ecco qui la nostra torta dopo la cottura. Io prima di toglierla dalla teglia l'ho fatta raffreddare molto 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 bene. Vado a mettere sopra un po' di zucchero a velo e la nostra torta è servita. Io vado a conservarla in frigorifero fino al momento di servirla. Anche con questa ricetta è tutto. Spero che questa video ricetta dolce vi sia piaciuta. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualcosa da chiedermi, lasciatemi una domanda qui al di sotto del video. Io andrò ad inserire tutte le dosi per la ricetta al di sotto dell'info box, quindi andate ad aprire l'info box che sta sotto al video per vedere la quantità degli ingredienti. Con questo è tutto, io vi lascio al prossimo video. Ciao!